Ok, salve a tutti e grazie per essere qui ad assistere alla presentazione del professor Marchetti che inaugura la settimana scientifica di quest'anno. E grazie a tutti voi studenti che siete qui appunto a vedere. Il professor Marchetti è un accademico che lavora al Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Padova. E ha una grande esperienza in seminari e conferenze internazionali. Si è laureato a Padova, ha fatto il dottorato di ricerca presso la Scuola Internazionale Superiore degli Studi Avanzati di Trieste, con una supervisione del Politecnico di Zurigo, e nella ricerca si occupa della teoria dei campi quantistici, una teoria che nasce dalla fusione della relatività speciale della meccanica quantistica. Si occupa anche di superconduttività ad alta temperatura. Inoltre, oltre alla ricerca, si interessa molto della didattica, per questo è qua, e insegna relatività speciale e meccanica quantistica. Ha pubblicato numerose pubblicazioni ed è stato citato, pensate, da più di 1.000 altri accademici nelle loro opere, nelle loro pubblicazioni. Quindi, insomma, è un accademico molto importante della nostra università. E voi alla fine potrete fare, anzi, potrete scrivere nella chat alcune domande durante la sua presentazione che si occuperà della concezione attuale di spazio, tempo e gravità. Lascio la parola al professor Marchetti, che ringrazio tantissimo. Grazie mille. Allora, grazie dell'invito e grazie della presentazione. A quello di cui appunto parlerò sarà appunto un po' la relatività generale, che è la concezione attuale di spazio, tempo e gravità, ma con una introduzione alla relatività ristretta o speciale. La prima slide che ho messo è quella dell'inizio di un film famoso, 2001 Odissea nello spazio, nella quale si vede un'eclissi, la Terra che eclissa il Sole da parte da vista dalla Luna. Perché ho messo questa? Perché la gravità, di cui parleremo, è la forza che domina sulle grandi distanze. Allora, se fossi in presenza, una domanda che farei naturalmente a voi è: ma la gravità in realtà è una forza molto debole. Se ci pensate, rispetto alla la forza elettromagnetica, la forza elettromagnetica è 10 alla 41 volte la forza gravitazionale. Quindi vuol dire miliardi di miliardi di miliardi di miliardi, e ancora manca, di volte più forte di quella gravitazionale. Eppure, quando voi state seduti sulla sedia, la gravità la sentite, ma la forza invece elettromagnetica sostanzialmente non la sentite, non sentite scosse, non sentite nessun effetto. Come mai? E questo, diciamo, è dovuto a una particolarità della gravità che rispetto alle altre interazioni di cui non parleremo questa volta, ha la peculiarità che ha un'unica carica, diciamo, la carica che è la massa, e la massa è positiva, mentre tutte le altre interazioni hanno in qualche modo delle cariche relative, che so, l'elettrone e il protone hanno cariche opposte, quindi in media la materia è neutra. Se vado abbastanza distante su scale abbastanza grandi, la materia è neutra. E nonostante ci siano questi 41 ordini di grandezza di differenza tra l'intensità della forza elettromagnetica e quella gravitazionale, a forza di dai un pezzettino di materia dopo l'altra, chiaramente su grandi scale quella che domina è quella che continua a sommarsi. E quindi ecco perché la gravità domina sulle grandi scale, in particolare quella che domina completamente il comportamento appunto a livello di pianeti, eccetera. Se qualcuno eventualmente ha domande, può farle. Devo dire che la teoria attuale della gravità è una delle teorie, secondo me, più sconvolgenti che la fisica ha inventato, perché è qualcosa che neppure i filosofi avevano mai immaginato, cioè la geometria dello spazio in relatività generale non è più assoluta.
anche Kant, quando parlava di filosofia, eccetera, pensava che la geometria euclidea fosse in qualche modo connaturata al nostro modo di percepire lo spazio. Ebbene, questa idea, nella relatività generale, viene messa in crisi e vengono portate avanti delle idee che all'inizio sembravano folli, quelle che di Bolyai, Lobachevsky, Riemann, sul fatto che il quinto postulato di Euclide, cioè data una retta e un punto al di fuori della retta data, esiste un'unica retta parallela a quella data, questo che sembra una cosa ovvia, ebbene questa qui viene per la prima volta, diciamo, discusso la possibilità di che non sia un postulato irrinunciabile nella metà dell'Ottocento, appunto da questi matematici, e la cosa incredibile è che questa speculazione puramente matematica in realtà diventa una realtà fisica con la relatività generale di Einstein. Quindi questo avviene appunto nel 1915. 1915 è una data nella quale, diciamo, è proprio un periodo nel quale di rivoluzione, diciamo, in tutti i campi, nella fisica con la relatività, la prima meccanica quantistica, ma avevo messo due figure, quella, diciamo, di un fotogramma di un film famoso di Eisenstein sulla rivoluzione russa, questo è Lenin, e anche nell'ambito dell'arte compare quell'astrattismo, cioè una, in un certo senso una visione di possibilità relative della composizione dell'arte stessa, e questo è il primo cosiddetto acquarello astratto di Kandinsky. Come vedete, le date sono esattamente intorno al 1915. Ma cos'è che diventa relativo? Beh, la prima cosa che uno colpisce nella relatività è che noi siamo abituati a considerare il tempo assoluto lo stesso per tutti gli osservatori, ma già la relatività speciale ci dice che questa, a livello fondamentale, è una nostra illusione, non è una proprietà della natura. E per capire, diciamo, da dove viene il fatto che questo tempo non è assoluto, facciamo proprio un salto indietro nel tempo. Andiamo proprio alla prima concezione di spazio e di tempo che siano abbastanza coerenti, realizzate nell'ambito di quella che è la fisica cosiddetta aristotelica. Qual è l'idea? Diciamo, ovviamente reinterpretata in linguaggio moderno. Se fosse uno storico delle scienze, probabilmente avrebbe un po' da ridire su questa terminologia, ma è la terminologia che noi di solito usiamo quando parliamo di questa fisica. Ok, questa non è, in sostanza, non è nient'altro che in qualche modo una razionalizzazione della nostra percezione. Io utilizzerò molto dei diagrammi, questo che vedete con la freccetta è un diagramma nel quale il tempo va in questa direzione, voi vedete, giusto? Mi date una conferma che vedete la freccia, giusto? Ok. Il tempo si muove in questa direzione e in corrispondenza a ogni istante di tempo c'è uno spazio. Uno spazio che viene qui raffigurato da una sequenza di piani, e la cosa che diceva Aristotele è che in questo spazio non solo lo spazio e il tempo sono assoluti, ma anche le posizioni dei punti sono assolute nello spazio. Vale a dire, se io dico che il mio orologio che adesso ho qua fermo sul mio tavolo, dico appunto che è fermo, per Aristotele è un'affermazione assoluta, cioè è possibile identificare univocamente un punto nello spazio a istanti successivi in maniera univoca. Quando Galileo ha sostenuto con la tesi di Copernico che la Terra si muove e quindi a una velocità, va bene, che allora era stimata di un chilometro e mezzo al secondo, rispetto allo spazio assoluto che era pensato solidale al Sole, gli aristotelici del tempo hanno obiettato che allora avremmo dovuto vedere cadere i sassi non in verticale, perché se veramente la Terra si sposta, mentre man mano che il sasso cade, la Terra si sposta, e quindi noi che stiamo sulla Terra, il concetto di moto relativo c'era ovviamente già dai greci, avremmo visto i sassi e non cadere in maniera un po' inclinata che magari non lo vediamo, ma avremmo dovuto vedere che in un secondo facevano un chilometro e mezzo. Quindi non era impossibile non accorgersi del moto della Terra. Cosa ha fatto Galileo? Galileo ha risposto con un famoso esperimento che sicuramente tutti voi avete visto, cioè insomma, si è chiesto, queste sono le nostre idee, la natura cosa ci dice? E con il famoso esperimento della nave sottocoperta
ha enunciato il principio di relatività galileiana, ecco la prima relatività che compare, che afferma che le leggi della fisica sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento che si muovono tra di loro di moto rettilineo uniforme, cioè stabilisce un'equivalenza dal punto di vista delle descrizioni delle leggi della fisica tra tutti i sistemi di riferimento inerziali. Newton ha postulato anche lui uno spazio e un tempo assoluti, che erano indipendenti dalla materia, dagli osservatori, ma ha dovuto inglobare la relatività galileiana. E quindi in questo spazio assoluto di Newton, tuttavia, non è possibile identificare un punto nello spazio a un istante successivo. E questo è abbastanza chiaro, perché se noi diciamo che dobbiamo tener conto di che cosa? Della rotazione della Terra su se stessa? Beh, allora ci stiamo spostando con una certa velocità intorno all'asse di rotazione terrestre, o anche della rotazione della rivoluzione della Terra intorno al Sole, che abbiamo visto sono 30 km al secondo. Dobbiamo tener conto anche della rotazione della galassia, il nostro sistema si sta spostando verso altri sistemi perché la galassia ruota. Quindi a questo punto non avremo mai finito, non sapremo mai qual è un'identificazione assoluta di un punto dello spazio a istanti successivi. Ecco, questo è un po' raffigurato qua dall'idea che i vari piani che corrispondono a un tempo che invece è assoluto per Newton possono identificare un punto a istanti successivi lungo frecce diverse. Come vedete, queste frecce dicono: beh, per questo sistema di riferimento questo punto è fermo, per quest'altro invece è questo il punto che è fermo, e ciascuno non può dire che gli altri abbiano torto. Questa è la relatività galileiana immersa nello spazio-tempo di Newton. In questo spazio-tempo, in questo spazio meglio assoluto, Newton ha introdotto la gravità come una forza che era causata dalla massa. Adesso, se torniamo alla relatività galileiana, una conseguenza della relatività galileiana è l'addizione delle velocità, che è una cosa che di cui facciamo esperienza tutti i giorni. Ad esempio, se una palla si muove a una velocità v rispetto al pavimento di un treno che viaggia a velocità u, quindi voi lanciate una palla a velocità u sul pavimento di un treno, vabbè, l'osservatore sulla banchina cosa vede? Vede la palla muoversi alla velocità del treno più la velocità della palla rispetto al treno. Va bene. E quindi questa è una conseguenza diretta della relatività galileiana. Ma quando a un certo punto la relatività galileiana è andata in crisi. Perché? A un certo punto si è visto che risolvendo una disputa che era andata avanti da secoli, cioè se la luce era fatta di onde o di particelle, voi sapete che Newton sosteneva che la luce fosse fatta di particelle, Huygens sosteneva che la luce era fatta di onde, e a un certo punto Huygens l'ha spuntata perché è stato fatto un esperimento decisivo in cui si è mostrata l'interferenza della luce. E una volta che avete l'interferenza, c'è un fenomeno di interferenza, questo fenomeno non può che essere spiegato in termini di onde. Allora, con l'esperimento dell'interferenza si è concluso che la luce era costituita di onde. Però noi siamo abituati che le onde hanno un mezzo nella quale si propagano, le onde dell'acqua si propagano nell'acqua, il suono si propaga nell'aria. Ok, allora hanno detto, va bene, la luce si propaga in un mezzo che chiamiamo etere, e in questo mezzo, cioè nell'etere, la luce viaggia con la velocità c, cioè 300.000 km al secondo, e in modo naturale, in un certo senso, allora non c'era il concetto di galassie eccetera, stiamo parlando della fine 800, si pensava che l'etere fosse solidale al Sole. Ok, allora quindi a questo punto l'etere è solidale al Sole, le onde luminose si muovono con la velocità di 300.000 km al secondo nell'etere. A questo punto, per la legge di addizione delle velocità, se da un razzo che si muove con una velocità v rispetto all'etere viene messo in avanti un raggio di luce che ha una velocità c nell'etere, quindi secondo questo ragionamento la luce viaggia nell'etere 300.000 km al secondo,
il razzo viaggia in avanti e quindi un osservatore solidale al razzo dovrà vedere la luce che viaggia alla velocità della luce nell'etere meno la velocità del razzo. Se andate su un gommone sul mare con delle belle onde, vi accorgete subito che la velocità relativa, la velocità con cui vedete le onde è esattamente la differenza tra la velocità dell'onda e la velocità del vostro gommone, e questa è la stessa roba. È talmente ovvio che ha fatto un esperimento però per verificarlo, come fanno sempre in fisica, e questa proprietà invece è stata mostrata che è falsa. Da un esperimento famoso di Michelson e Morley, Michelson premio Nobel, e hanno usato come razzo la cosa più veloce che avevano a disposizione allora, che era la Terra. La Terra stessa, come mi hanno detto, viaggia a 30 km al secondo, che non è poco, se ci pensate. Sono quindi cosa hanno fatto per verificare se effettivamente la velocità della luce, diciamo, rispettava la regola di addizione delle velocità? Hanno preso, questo è l'esperimento che sicuramente vedrete, diciamo, chi fa relatività ristretta lo vede di sicuro. Prendono una fonte di luce, vi mandano il raggio di luce su uno specchio semiriflettente, questo, quindi una parte del raggio passa e arriva ad un altro specchio completamente riflettente, uno in direzione del moto della Terra, questo, quello di cui siamo, questo qui, e l'altro in direzione ortogonale al moto della Terra. E questi due specchi sono, rispetto allo specchio semiriflettente, sulla Terra misurati alla stessa distanza, quindi erano 11 metri, 11 metri per uno specchio, 11 metri per quell'altro. Allora, se la Terra si muove rispetto all'etere, ma la luce viaggia nell'etere, se vi fate il conto, il tempo di percorrenza di questo raggio è lievemente diverso dal tempo di percorrenza di questo. Se chiamiamo D la distanza tra lo specchio semiriflettente e lo specchio riflettente, e vi fate il conto, viene fuori che con qualche approssimazione, probabilmente voi in relatività, quando fate relatività ristretta, farete anche il conto preciso, comunque grosso modo, considerando la velocità della Terra piccola rispetto a quella della luce, viene fuori un fattore comune che è la 2 diviso C, che è quello che uno si aspetta, ma nel caso in cui il moto è parallelo a quello della Terra, andando e tornando, le velocità si sommano in maniera tale che viene un 1 più V quadro su C quadro, e nell'altro caso viene 1 più V quadro diviso 2 C quadro. Quindi i due tempi sono diversi, e quindi loro si aspettavano che i due raggi, quando si rincontrarono, essendo sfasati, producessero un'interferenza. Invece non hanno trovato nessuna interferenza. Cioè hanno trovato che i tempi di percorrenza della luce in direzione perpendicolare al moto della Terra e in direzione parallela al moto della Terra erano gli stessi. Cosa incompatibile col fatto che la luce si muovesse nell'etere e ci fosse il principio di addizione delle velocità, che, ripeto, è conseguenza diretta della relatività galileiana, come avrete visto in fisica. Quale soluzione è stata proposta? Beh, simultaneamente Einstein e Poincaré nel 1905 propongono che, oltre all'equivalenza tra i sistemi, quello sopra è Einstein, forse vi è più familiare, quello sotto è Poincaré, oltre all'equivalenza tra i sistemi inerziali, postulano una cosa che è la prima comparsa di una quantità assoluta della natura. Cioè, la velocità della luce, postulano, è sempre la stessa, 300.000 km al secondo, qualsiasi sia la velocità del sistema in cui la si osserva. E quindi, ad esempio, la luce emessa da un razzo con velocità v rispetto alla Terra, dalla Terra viene ancora vista con velocità c. E quindi, nell'esperimento di Michelson e Morley, i tempi sono uguali, come se la Terra fosse ferma. Ecco, in questo senso, questo è un analogo, se volete, dell'idea di Galileo. Noi eravamo convinti di aver capito che tutti i moti avvenivano, diciamo, con delle velocità relative, eccetera, con Galileo.
Ebbene, la luce è una quantità che non obbedisce alla legge di addizione delle velocità. È una costante assoluta della natura, la prima che compare in fisica. E in qualche modo segnala una proprietà che dove ne compariranno altre, quando farete meccanica quantistica comparirà la costante di Planck, sono due costanti assolute, indipendenti dall'esistenza degli umani, diciamo, che noi siamo abituati ad avere, a misurare tutto con le nostre unità, metrichi, secondi, eccetera, eccetera, come se potessimo noi decidere le unità di misura, ebbene la natura ci dice no, in realtà io ho una velocità particolare e questa è la velocità della luce. Adesso, una volta che voi dite che la velocità della luce è la stessa in tutti i sistemi inerziali, una conseguenza è che a questo punto il tempo non può essere lo stesso visto in tutti i sistemi inerziali. In particolare, quello di un sistema in moto rispetto a noi viene visto da noi trascorre più lentamente. Ecco, qui in relatività è importante dire chi è che osserva, non solo qual è il tempo, ma il tempo di chi osservato da chi. E quello che vorrei spiegare è perché. E il modo di ragionare più semplice, che probabilmente è abbastanza vicino all'idea intuizione originale di Einstein, dalla una delle sue lettere, dice la seguente cosa. Immaginiamo di avere un oggetto che chiamiamo orologio luce. Questo orologio luce è un scandisce il tempo con un raggio. Voi avete un raggio che viene mandato da uno specchio ad un altro e diciamo, ovviamente è un po' irrealistico, ma per fare i conti semplici, immaginiamo che la distanza tra due specchi sia 150.000 km, quindi che lo specchio sia messo a metà strada tra la Terra e la Luna, diciamo, a quel punto questo raggio parte da qua, arriva nel secondo, primo specchio, torna indietro, viene riflesso, torna su, eccetera, eccetera. Quindi, se diciamo che questa distanza tra i due specchi è 150.000 km, quando il raggio torna indietro, il tempo che ci ha messo è, nel sistema di riferimento di cui stiamo parlando, tutto fermo, due volte la distanza diviso C, cioè è passato un secondo. Quindi il ticchettio ogni volta che torna il raggio mi segnala esattamente il passaggio del tempo, un secondo ogni volta che il raggio torna indietro. Adesso consideriamo un orologio luce che è fermo su un razzo che viaggia con una velocità V ortogonale alla direzione del moto del raggio di luce. Allora, una cosa importante è che sulla distanza tra i due specchi, che è ortogonale al moto, vedete la velocità qui è in questa direzione, sulla distanza entrambi i sistemi concordano. Perché? Perché immaginate di avere un metro e di disporlo in direzione ortogonale al moto. Allora, voi avete il vostro metro, lo misurate ed è lungo un metro. L'osservatore rispetto al quale voi vi muovete, cioè quello in questo, diciamo, potrebbe fare, che so, per esempio, mettere due barre in maniera tale che la distanza, fare un buco perpendicolare di nuovo nella stessa direzione lungo in quello che lui misura essere un metro. A questo punto, se voi avete l'osservatore che viaggia con velocità V, che ha il suo metro perpendicolare al moto, potete andare a vedere se il suo metro, quando passa da questo buco, ci passa largamente, il metro si spacca perché non passa attraverso il buco, e potete andare a fare un test di vedere se i due metri, quello che avete misurato voi nel vostro sistema di riferimento e quello che aveva misurato quello che si muove con velocità V, ricordate che questo V, questo osservatore non può mai rallentare, deve essere un osservatore inerziale, quindi si muove sempre di velocità V, lo vedete solo passare davanti. A questo punto potete confrontarle e potete verificare sperimentalmente che i due metri sono esattamente lunghi uguali. Quindi nella direzione perpendicolare al moto potete andare a verificare che le lunghezze vengono preservate dal moto. Non potete fare la stessa cosa nel caso se il metro lo disponete lungo la direzione del moto, perché per misurare un metro avete bisogno di poter misurare simultaneamente le posizioni dei due estremi del metro.
Ma quando il metro vi passa davanti, adesso potete immaginare un metro, magari uno dice ma riesco a farlo, ma immaginate di avere una sbarra lunga 1 chilometro. La prima vi passa un certo istante, la seconda vi passa dopo un bel po'. E a questo punto voi non siete in grado di, come prima, di avere un esperimento su cui entrambi concordate per decidere se il metro che, o il chilometro in questo caso, che avete misurato, l'osservatore che si muove e voi coincidono oppure no. Quindi non c'è un modo operativo, come nel caso della lunghezza in direzione trasversale al moto, per decidere se le lunghezze nella direzione del moto sono uguali tra un sistema e un sistema che si muove con velocità v. Allora, siccome la distanza perpendicolare alla direzione del moto è la stessa per tutti gli osservatori, adesso e la velocità della luce, voi avete assunto che è la stessa per tutti gli osservatori, e beh, è ovvio che il ticchettio lo vedete rallentare, perché la luce che si muove sempre alla stessa velocità deve andare da questo specchio, scusate, da questo specchio deve andare a questo e ci impiega molto di più, siccome la velocità della luce è sempre la stessa che andare da qua a qua, perché la distanza è più lunga. E quindi il tempo del razzo, che era 2D diviso C, quando lo vedete dal punto di vista della Terra, allora per trovare qual è la formula non è difficile, basta applicare il teorema di Pitagora. Perché se chiamiamo T il tempo che ci impiega il raggio a tornare allo specchio originario, quindi quello che originariamente era 1 secondo. Allora, lo specchio si muove con una velocità v, quindi da qua a qua sarà passata una distanza vt mezzi. La distanza perpendicolare di è la stessa, abbiamo detto, e quella della luce è ct mezzi. Quindi, in definitiva, per Pitagora, ct mezzi al quadrato, che è la diagonale di questo triangolo, è uguale a d quadro più vt mezzi al quadrato. A questo punto, piccolo esercizio, la T la potete estrarre da questa formula e trovate che è 2D su C diviso la radice quadrata di 1 meno V su C al quadrato, cioè il tempo del razzo diviso la radice quadrata di 1 meno V su C al quadrato. Quindi il tempo che voi vedete, il tempo, diciamo, del razzo visto da voi, è rallentato rispetto a quello che il razzo misura rispetto al proprio orologio. Quindi, con questa formula si vede che non c'è un tempo assoluto, perché il tempo del razzo è il tempo visto, misurato dal razzo, e il tempo del razzo misurato dalla Terra, come vedete, non sono uguali. E inoltre, siccome la radice quadrata deve essere necessariamente reale, v su c deve essere per forza minore di 1, cioè la velocità è sempre minore della velocità della luce, cioè c è una velocità massima. Quindi non solo c è una velocità assoluta, ma è la massima velocità con la quale si può propagare qualsiasi segnale. Ecco, quindi abbiamo visto che come conseguenza della costanza, dell'assolutezza della velocità della luce, il tempo necessariamente non può essere assoluto, non può essere lo stesso per tutti i sistemi di riferimento inerziali. A questo punto viene una cosa che appunto è naturale conseguenza, cioè la cosiddetta relatività del presente. Cioè, siccome la luce è, la velocità della luce è la stessa in tutti i sistemi di inerziali, beh, invece di usare il tempo, possiamo tranquillamente scandire il tempo usando il prodotto della velocità della luce per il tempo, tanto la velocità della luce è una costante uguale per tutti quanti. Ecco perché si può, in un certo senso, è l'espressione che voi avete sentito quando parlate delle stelle, la stella è la distanza di un anno luce, cioè la luce ci impiega un anno a percorrere quella distanza, quindi possiamo misurare il tempo tramite una lunghezza spaziale. A questo punto consideriamo, per capire come graficamente si possa rappresentare la simultaneità tra due eventi in sistemi di riferimenti diversi, immaginate di avere tre osservatori, un osservatore O, un osservatore A e un osservatore B, che sono fermi tra di loro. L'osservatore O
fa un flash con la sua lampadina. La luce si muove verso destra e verso sinistra, con la stessa velocità, e chiaramente se la distanza OA e OB sono uguali, raggiunge nel sistema, in questo sistema di riferimento, simultaneamente A e B. Quindi quello è l'evento in cui la luce raggiunge A e B a partire da O, rappresenta, possiamo tracciare una linea, è un asse di simultaneità, è il presente, è un qualche presente nel sistema di riferimento S1. Adesso, in un sistema di riferimento S2 rispetto al quale S1 si muove con velocità V, beh, se si muove con velocità V vuol dire che i tre osservatori si allontanano dall'origine del sistema 2. Quindi questo sistema S1, visto dal sistema S2, è fatto di tante righe che sono inclinate, per dire che la distanza di questi osservatori si sta allargando, cioè gli osservatori si muovono con una certa velocità V. Le tre righe sono inclinate esattamente nello stesso modo, perché la velocità dei tre osservatori è la stessa, perché loro erano originariamente fermi in questo sistema di riferimento. A questo punto l'inclinazione della luce deve essere la stessa, perché la luce è alla stessa velocità in tutti i sistemi di riferimento, e a questo punto vedete chiaramente che la luce raggiunge A nel sistema di riferimento 2 prima di quanto non raggiunga B. Quindi quelli che erano due eventi simultanei, cioè un presente del sistema di riferimento S1, visti dal sistema di riferimento S2, questo presente non è il presente del sistema di riferimento S2, che sono tutte le righe che sono parallele a quest'asse. Perché non vediamo questo fenomeno in fisica pre-relativistica? Perché vale l'addizione delle velocità anche per la velocità della luce, e quindi la differenza di inclinazione dovuta all'addizione delle velocità compensa esattamente questo effetto, e la simultaneità è assoluta. Quindi voi vedete che non appena introducete una costanza assoluta della velocità della luce, a quel punto il concetto stesso di presente salta, non c'è un presente assoluto. Ritorniamo ai nostri sistemi di riferimento. A questo punto possiamo disegnare i nostri assi temporali e spaziali, che dove l'asse spaziale è l'asse di simultaneità, per qualsiasi sistema di riferimento. Perché? Perché a questo punto abbiamo imparato, vediamo questo, come il sistema di riferimento S2 vede il sistema di riferimento S1, abbiamo detto che questo è l'asse di simultaneità, quindi quelli paralleli sono tutti gli assi di simultaneità, quindi quello che passa per l'origine è l'asse spaziale. L'asse temporale era quello che era parallelo a queste linee qua, perché erano ferme nel sistema di riferimento loro, e quindi, come vediamo, giustamente il raggio di luce invece ha inclinato a 45 gradi ed è la bisettrice tra l'asse spaziale X1 e l'asse temporale CT1. Esattamente come è la bisettrice tra l'asse spaziale X2 e l'asse temporale CT2. Quindi vedete, la regola è molto semplice. Per disegnare tutti i sistemi di riferimento, gli assi dei sistemi di riferimento di qualsiasi sistema in un unico diagramma, non fate altro che disegnare l'asse spaziale come volete, fuori, sotto le linee della luce, che sono sempre a 45 gradi. Per esempio lo disegnate come l'asse rosso, prendete la linea della luce a 45 gradi come bisettrice e trovate subito l'asse temporale. Questa zona nella gialla che corrisponde al moto della luce è quella che viene chiamata il cosiddetto cono luce. Cono luce perché? Immaginate di avere una lampadina. Una lampadina fa un flash e chiaramente che fa un flash. A questo punto le onde luminose si propagano come sfere. Queste sfere continuano ad allargarsi. Adesso immaginate di avere una dimensione in meno, perché non riusciamo a disegnare in quattro dimensioni. Immaginate che al posto di una sfera avrò un cerchio. Questo cerchio continua ad allargarsi. Se adesso ci mettete il tempo nella direzione verticale, vi viene fuori esattamente un cono. Ecco perché questo si chiama un cono luce. Quindi, come vediamo, l'asse temporale lungo il quale possono muoverci tutti gli oggetti è
all'interno sempre del cono luce, mentre l'asse spaziale è sempre fuori dal cono luce. E come vedete, i presenti sono completamente diversi. Il presente del sistema verde è completamente diverso dal presente del sistema rosso, perché, per esempio, se consideriamo un evento che corrisponde alle origini di tutti questi tre sistemi di riferimento, che ho chiamato A, e considerate un punto B fuori dal cono luce, come vedete B è nel presente di A, del presente del sistema di riferimento verde, ma B, se andate a vedere il sistema di riferimento rosso, è nel futuro di A, perché sta sopra l'asse di simultaneità che passa per l'origine del sistema rosso, ed è nel passato di A, nel sistema di riferimento blu. Quindi non c'è un concetto di presente assoluto, non c'è neanche una relazione relativa di tempo fissata, come segno fissato tra passato, presente e futuro, se due eventi avvengono l'uno fuori dal cono luce dell'altro. Mentre invece se vi mettete dentro il cono luce, questo è nel futuro, questo un punto che stesse qua dentro il cono luce è sempre nel futuro di questo qua. Quindi sul fatto che sia sul futuro concordano tutti. Quindi questa è la struttura causale, come viene detta, appunto, completamente diversa, è un presente che non è assoluto, esiste un concetto di futuro assoluto su cui concordano tutti, anche se non numericamente, che stia nel futuro dentro il cono luce è sempre vero, che stia nel passato, se sta nel cono luce da questa parte, è sempre vero. Quindi c'è un passato assoluto, un futuro assoluto, ma il presente è necessariamente relativo. Il cosiddetto paradosso dei gemelli è basato sulla dilatazione dei tempi. Un gemello rimane sulla Terra e l'altro sale su un razzo che si allontana dalla Terra per un certo tempo, poi inverte la Terra rotta e ritorna sulla Terra. Adesso, usando la simultaneità relativistica, sappiamo che il tempo del razzo visto dalla Terra è rallentato. Il gemello che ha viaggiato torna più giovane di quello sulla Terra. Notate che non è simmetrica però la situazione. Il gemello sulla Terra è in un sistema di riferimento inerziale, ma quello sul razzo ha necessariamente avuto un'accelerazione quando ha invertito la rotta e non può quindi applicare i ragionamenti della relatività speciale. Potete intuire anche graficamente questo se disegnate gli assi di simultaneità. Quando questo si allontana, disegnate questi assi, fate così. Quando questo razzo si avvicina, come vedete, questi sono gli assi. Allora, se voi adesso scandite con il vostro orologio l'istante 1, quello del razzo fa, e segna 1, 2, 3 secondi, 4, 5, 6 secondi, ma se adesso voi disegnate gli assi di simultaneità, vi accorgete che qua ne mancano un pezzo. 1, 2, 3, e poi ce ne sono tutti questi qua che non hanno un corrispettivo. Quindi sulla Terra è passato molto più tempo che sul razzo. Ecco il cosiddetto paradosso dei gemelli. Questa volta però possiamo confrontare le due cose, ma i due sistemi non sono tutti e due inerziali. Per cui, mentre nel caso del tempo che abbiamo visto della relatività speciale, ogni sistema vede, per un sistema inerziale che si muove rispetto a se stesso, lo vede rallentare nel tempo, ma la cosa è reciproca, cioè i due sistemi, ciascuno vede il tempo dell'altro rallentato, se i due sistemi sono inerziali, invece se un sistema inerziale e l'altro è un sistema accelerato, a quel punto ha sempre ragione quello del sistema inerziale. Quindi se quello del sistema inerziale ritiene che sia passato, come in questo caso, più tempo, e l'altro sistema lo vede più giovane, questo ha ragione, effettivamente quello che torna è più giovane. Questo di nuovo sono due fotogrammi tratti dal 2001 di Odissea nello spazio. Questo esperimento in realtà è stato fatto ovviamente con velocità piccole rispetto a quelle della luce, con orologi atomici che erano messi su razzi. Io a questo punto salterei la contrazione di lunghezza e direi che il tempo in relatività acquista quindi un carattere relativo analogo alla posizione dello spazio galileiano, ma
forma un tutt'uno inscindibile con lo spazio, detto uno spazio-tempo di Minkowski. Citando proprio Minkowski, d'ora in poi lo spazio per se stesso e il tempo per se stesso sono destinati a svanire come mere ombre e solo un'unione dei due preserva una realtà indipendente. Quindi il tempo in relatività speciale dipende dall'osservatore, ma in modo oggettivamente determinabile, mentre la geometria dello spazio-tempo è una specie di assoluta, è comunque una versione relativistica di quella di Euclide. Un solo commento per dire che, torno indietro, le lunghezze sono relative, quindi anche loro sono relative, perché immaginate di avere una sbarra solidale al sistema di riferimento blu, qua è disegnata qua, chiaramente questo è il sistema di riferimento rosso, vedrà la sbarra con la lunghezza pari a quella che è parallela al suo asse di simultaneità, perché quando misurate dovete misurare i due sistemi allo stesso istante, i due estremi della sbarra allo stesso istante di tempo, mentre l'osservatore blu vedrà la sbarra lungo le linee blu e chiaramente la linea rossa è più corta della linea blu. Quindi in un certo senso quello che è assoluto della sbarra è la sua immagine spazio-temporale, che è quella tratteggiata qua, su questa concordano tutti gli osservatori, ma il modo in cui la dividete nello spazio e nel tempo, cioè come la affettate sta striscia nello spazio e nel tempo, cioè se la affettate in orizzontale o se la affettate in obliquo, questo dipende dal sistema di riferimento. E quindi chiaramente, come vi dicevo in questa slide, come affettate l'immagine spazio-temporale di un oggetto dipende dal sistema di riferimento, quindi in definitiva la geometria, cioè il fatto che ci sia un cono luce, che ci sia un futuro assoluto, un passato assoluto, un presente relativo, è lo stesso per tutti gli osservatori. Il modo in cui dividete l'immagine spazio-temporale in spazio e tempo invece dipende dal sistema di riferimento. Mi sembra di capire che devo fermarmi qua. Mi dite qualcosa? Sì, va bene, facciamo l'intervallo, grazie mille. Se qualcuno...
Va bene, allora noi abbiamo finora visto un flash, diciamo, della relatività speciale o ristretta, adesso aggiungiamo la gravità. E infatti la relatività generale, come vi dicevo, formulata da solo Einstein in questo caso nel 1915, è la teoria su cui si basa la concezione attuale della gravità. E dopo abbiamo già visto che la relatività ristretta ha cambiato il concetto di spazio-tempo, l'idea nostra che ci sia un presente assoluto, eccetera. Ebbene, dopo la rivoluzione attuata dalla relatività speciale, addirittura lo spazio-tempo in relatività generale dipende dalla materia stessa e la sua geometria dipende dalla materia, diventa relativa nel senso che dipende dalla materia stessa. È associata come relatività generale a una coppia di costanti fisiche, una che è la velocità della luce, che abbiamo già nominato in relatività speciale, e la costante di gravitazione di Newton. Non ho citato applicazioni concrete della relatività speciale, voglio citarne una della relatività generale che voi utilizzate tutti i giorni, cioè il GPS, e qui faremo un breve commento. Qual è l'idea base della relatività generale? L'idea base della relatività generale nasce proprio da questa osservazione di Einstein. Qui ho fatto delle figurine con Einstein, se voi sapete la famosa mela di Newton. Immaginate adesso di avere, appunto, in presenza di gravità, un corpo libero, sappiamo che cade con un'accelerazione G. Eccolo qua, Newton vede la sua bella mela cadere con un'accelerazione G. Adesso immaginate invece di prendere la stanza in cui avete chiuso Newton, metterci dentro Einstein e metterla tra le stelle, in maniera che non ci sia gravità. In assenza di gravità un corpo non cade ma rimane fermo. Quindi la bella mela di Newton che Einstein pone qua rimane ferma rispetto a lui. Adesso immaginate che questo sistema invece, che è in assenza di gravità, quindi tra le stelle, quindi per quello l'ho ridisegnato così, sia sottoposto ad un'accelerazione costante opposta a quella di gravità, meno g verso l'alto, in una specie di ascensore a gravità zero. Cosa possiamo dire, dice Einstein? Beh, applichiamo la legge di Newton. La legge di Newton dice che una forza è uguale alla massa, chiamiamola massa inerziale, penso che abbiate visto la differenza in fisica, per l'accelerazione. Ma poi in particolare la forza peso che io ho indicato con P è uguale a un'altra massa, la massa gravitazionale, per l'accelerazione di gravità. Un fenomeno davvero strano, inspiegato in fisica newtoniana, è che questi due coefficienti, che a priori non hanno niente a che vedere l'uno dall'altro, la massa inerziale è la resistenza di un corpo a muoversi, e noi adesso abbiamo capito che è legata a fenomeni come il bosone di Higgs, che permeano lo spazio-tempo, eccetera, eccetera, e che creano questa resistenza. E mentre la forza peso è una forza come tante altre, quindi è un caso che proprio il coefficiente della forza peso per l'accelerazione gravitazionale in fisica newtoniana sia proprio uguale, come in realtà aveva già implicitamente osservato Galileo con l'isocronia del pendolo. Uguale alla massa inerziale. Ma grazie a questa coincidenza, diciamo, l'osservatore accelerato vede cadere, accelerato Einstein, cioè in figura, in assenza di gravità, vede cadere i corpi liberi con un'accelerazione G e immaginate che sia completamente chiuso in una stanza senza finestre. La domanda è: ma come fa a sapere se in un ascensore a gravità zero con accelerazione G verso l'alto, o tranquillamente in una stanza sulla Terra dove ovviamente c'è una gravità G? Non ha nessun modo in una stanza chiusa, piccola. Poi vedete un po' l'analogo, se volete, dell'esperimento di Galilei sotto coperta. E Einstein propone questo, dice: beh, ma allora se grazie al fatto che le due masse sono esattamente uguali, non posso distinguere tra la presenza della gravità o la presenza dell'accelerazione, a questo punto, se io combino questo con una specie di principio ultrademocratico, cioè che il principio di relatività generale, le leggi della fisica sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento, non come aveva detto Galileo, solo in quelli di riferimento inerziali, ma anche in quelli accelerati,
Allora possiamo utilizzare delle situazioni che si presentano in sistemi accelerati per capire come funziona la gravità. Perché se appunto usiamo il principio di equivalenza, che è quello che abbiamo, è la conseguenza dell'osservazione fatta prima, che dice che in una regione sufficientemente piccola dello spazio e del tempo, la nostra stanza chiusa per un tempo sufficientemente piccolo, è impossibile distinguere tra gli effetti della gravità e di un'accelerazione. E quindi vediamo quali sono le conseguenze di questa combinazione del principio di equivalenza e il principio di relatività generale. E la prima che osserviamo è che la gravità deforma la geometria, appunto. E la prima intuizione, anche seguendo proprio Einstein, è quella fatta così. Usiamo di nuovo questo ascensore a gravità zero, accelerato. Immaginate che ci sia una finestrella da cui entra un raggio di luce. Che cosa vede l'osservatore che sta dentro questo ascensore a gravità zero? Beh, man mano che la luce viaggia dentro il nostro ascensore, visto che ha velocità finita, il pavimento dell'ascensore si alza. E quindi la distanza tra il raggio di luce di per sé andrebbe dritto, come giustamente in assenza di gravità va dritto. Però la distanza tra il pavimento e il raggio, come vedete, si riduce. Si riduce quanto? Beh, come se il raggio fosse curvato. Quindi l'osservatore dentro l'ascensore vedrà il raggio di luce che si incurva così. Quindi non va dritto, ma si incurva. Per il principio di equivalenza, questa è una cosa accelerata in assenza di gravità, ma per il principio di equivalenza concludiamo che è la gravità incurva le traiettorie dei raggi di luce, che non sono più rette. E siccome la gravità è prodotta dalla massa, concludiamo che la geometria dello spazio non è data a priori, ma è determinata dalla materia. Questa osservazione della curvatura dei raggi di luce è stata la verificata sperimentalmente nel 1919 ed è stata sicuramente la notizia che ha fatto più scalpore all'epoca, in seguito alla quale Einstein è diventato una star anche a livello di pubblico, del tipo che veniva chiamato nei quello che adesso sarebbero i talk show, eccetera, eccetera. Sicuramente è diventato lo scienziato in assoluto più famoso. Come si può osservare la curvatura dei raggi di luce? Si può osservare così. Immaginate di avere una stella, la stella emette un raggio, il raggio ovviamente tende ad andare dritto fino a che non arriva vicino al Sole. Quando arriva vicino al Sole, il Sole curva il raggio, come vedete, e arriva alla Terra deviato. L'immagine della stella, che è qui, realmente è qua, dalla Terra, ovviamente per i principi dell'ottica, viene vista un'immagine apparente, che è qua. Il che vuol dire che viene vista più distante dal Sole di quanto non sarebbe la stella reale. E com'è che possiamo osservare però delle stelle vicino al Sole? In un unico caso, quando c'è un'eclissi di Sole. E appunto nel 1919, in America del Sud, c'è stata un'eclissi di Sole totale e sono andati a fare le fotografie. Questa è la fotografia dell'epoca, la qua ovviamente non vedete le stelle, è troppo imprecisa. Qui è una specie di diagramma. Questa è l'immagine delle stelle in presenza del Sole durante l'eclisse e questa è la stessa porzione di cielo quando invece è un cielo stellato normale. Vedete, le posizioni delle stelle si sono spostate. Da quella che era la posizione originaria qua e qua, la stella si è spostata qua e si è spostata qua, confermando pienamente le previsioni della teoria di Einstein. Quindi, questa è stata una conferma del fatto che appunto i raggi di luce in presenza di materia, e quella cosa più grossa di materia che abbiamo a disposizione nel sistema solare è il Sole, effettivamente vengono incurvati. Possiamo vederlo in maniera ancora più plateale, perché una delle cose della geometria euclidea, una delle leggi normali della geometria euclidea è che se noi abbiamo una circonferenza, la lunghezza della circonferenza è 2 pi greca volte il raggio della circonferenza. Ebbene, allora, usiamo lo stesso trucco di prima, cioè consideriamo quello che succede in un sistema accelerato per capire come funziona la gravità. Consideriamo un disco che ruota. Allora, l'osservatore solidale al disco è sottoposto a un'accelerazione centrifuga
che è nulla al centro, ma cresce allontanarsi da essa. Questo lo sentiamo quando abbiamo una giostra, per esempio, che gira, o un vecchio disco di vinile, mettevate una pallina, vedeva che schizzava verso l'esterno. Ed è anche chiaro che, mentre al centro, appunto, l'accelerazione è nulla, man mano che vi allontanate dal centro, l'accelerazione cresce. Equivalentemente, dal punto di vista gravitazionale, come se questa volta avessimo un campo di gravità la cui intensità cresce man mano che ci spostiamo dal centro verso il bordo del disco. Allora, proviamo a fare una misura del raggio e della lunghezza della circonferenza. Consideriamo un osservatore esterno che misura, che vede la misura di un raggio, della circonferenza eseguita da un osservatore che è solidale invece al disco, quindi che sta sul disco. Adesso, quando l'osservatore che sta sul disco mette il metro in direzione perpendicolare al moto, cioè lungo il raggio, allora, noi sappiamo che in direzione perpendicolare al moto tutti e due gli osservatori concordano sulla lunghezza. Quando l'osservatore invece mette il metro parallelo al moto, l'osservatore esterno, che è inerziale, vede il metro di questo osservatore contrarsi. Ma perché abbiamo visto in questa immagine, ecco perché mi è venuto in mente che dovevo dirla, perché avevo bisogno. Abbiamo visto qui che, appunto, siccome l'immagine del metro in qualche modo viene affettata in modo diverso dall'osservatore che è fermo rispetto al metro, viene vista più lunga rispetto a quella che misura invece l'osservatore rispetto al quale il sistema si muove. E quindi quello che succede è che il metro, quindi lungo la direzione del moto, è contratto, ma allora, mentre il metro nella direzione radiale rimane della stessa lunghezza, e quindi è impossibile che la lunghezza della circonferenza, che è misurata con il metro originario, sia pari a 2 pi greca r. Ci vogliono molti più metri di 2 pi greca per r per fare la circonferenza. Quindi la lunghezza della circonferenza è più grande di 2 pi greca r, e quindi, come vedete qua, la geometria euclidea è brutalmente violata. Quindi la geometria dello spazio sul disco non è più la geometria euclidea, ma per il principio di equivalenza questo è vero anche in presenza di un campo gravitazionale. Stessa cosa vale per il tempo, anche il tempo si deforma in presenza della gravità, perché possiamo considerare, per vedere come il tempo viene visto, degli orologi luce posti sul disco, di nuovo perpendicolari al disco, che sono visti da un osservatore esterno. Anche in questo caso l'orologio luce nel centro è sincrono con quello dell'osservatore esterno. Eccolo qua, ticchetta così. Ma allontanandosi dal centro, il percorso del raggio di luce diventa progressivamente più lungo, e quindi l'osservatore esterno inerziale vede il tempo rallentare. Ma allora, per il principio di equivalenza, possiamo concludere che un osservatore in assenza di gravità vede l'orologio di un osservatore in presenza di gravità rallentare tanto più intensa è la gravità. Quindi, ma più intensa è la gravità, e questa volta è univoca la cosa, più vediamo il tempo rallentare dell'osservatore che è in presenza di gravità. Come? Appunto, per l'analogia gravità-accelerazione, quello che succedeva nel paradosso dei gemelli. Ma non c'è, appunto, vi dicevo, in realtà la relatività generale ci tocca anche direttamente tutti i giorni, non solo da un punto di vista della fisica a cui siamo sottoposti, ma anche da un punto di vista tecnologico. Il GPS è esattamente un'applicazione di questo. Perché? Tanto cos'è sto GPS? È una cosa che voi tutti utilizzano. Il cosiddetto Global Positioning System sono 24 satelliti in orbita a circa 20.000 km d'altezza sulla Terra, di cui almeno 4 sono sempre visibili in ogni parte della Terra. Ciascuno di questi satelliti ha un orologio atomico, quindi che in un giorno ha al massimo un errore di un miliardesimo di secondo, un nanosecondo. Quindi gli errori sono piccolissimi sulle misure dei tempi.
Come funziona questo GPS? Quattro satelliti mandano frequentemente al vostro cellulare un segnale che contiene l'ora esatta, quindi al nanosecondo, dell'istante in cui il segnale è partito e l'informazione qual era la posizione del satellite. Allora, se voi fate un breve... Quindi in base a questo potete risalire a dove era il satellite, tracciate quattro sfere che partono dai quattro satelliti e queste qua individuano un unico punto sulla superficie terrestre, il vostro cellulare. Ecco come funziona il GPS. Perché dico che la relatività è cruciale? Perché senza la relatività il GPS non funzionerebbe. Infatti, per la relatività ristretta, siccome i satelliti si muovono rispetto al ricevitore, l'orologio viene visto andare più piano. Per la relatività generale, i campi gravitazionali cambiano sia la velocità degli orologi sia la propagazione dei segnali radio. Senza queste correzioni dovute alla relatività, in particolare generale, nella posizione, l'errore sarebbe dell'ordine dei chilometri e quindi chiaramente il GPS diventerebbe inutile. Una cosa interessante, che è molto storica, così. All'inizio, quando ovviamente tutta sta roba del GPS, come potete immaginare, è nata dai militari che dovevano cercare di focalizzare come colpire un eventuale bersaglio in una bomba. E quindi l'hanno sviluppato sia i russi, a quell'epoca, sia gli americani, a quell'epoca c'era l'Unione Sovietica invece della Russia, sia se non che in Unione Sovietica non credevano alla relatività generale. I generali non credevano, Einstein era un ebreo, la relatività generale era una fisica degenerata. E quindi nel primo tentativo che hanno fatto di fare il loro GPS hanno omesso le correzioni dovute alla relatività generale, ma si sono dovuti ricredere rapidamente perché mancavano clamorosamente il bersaglio. Quindi hanno recuperato la relatività generale di Einstein e hanno detto, vabbè, questo. E quindi ecco, vabbè. L'equazione di Einstein l'ho scritta qui in alto, ovviamente non pretendo neanche di commentarla, ma viene considerata una delle più belle, virgolette, equazioni della fisica. È composta di due pezzi, uno che dipende da questo G mu nu, che è la geometria, descrive la geometria dello spazio-tempo. Anche questi R dipendono da questo G mu nu, e l'altro da questo, scusate, da questo G, questi sono gli indici, sono talmente abituato che li dico automaticamente anche nel linguaggio in cui li usiamo noi, cioè non, sono due indici greci che normalmente si chiamano mi e ni, analogamente T invece è la presenza della materia, che induce la gravità. Cosa ci dice in particolare l'equazione di Einstein? Che le orbite seguite dai corpi in presenza della gravità sono le più brevi nella geometria della gravità. Con una celebre frase del fisico Wheeler, la materia, cioè T, dice allo spazio come curvarsi, cioè G, lo spazio G dice alla materia come muoversi. Vedete l'eleganza estrema di questa equazione. Ecco perché questa equazione viene considerata di una grande eleganza, perché in tutti e due i versi l'interpretazione è molto profonda. Vediamo un po'. I pianeti, quindi, questa è la cosa centrale della relatività generale di Einstein dal punto di vista dei pianeti, non è vero, come diceva Newton, che i pianeti si muovono in orbite ellittiche perché c'è una forza che agisce tra l'altro per Newton istantaneamente, che li porta a girare intorno al Sole. No, non è così. Secondo la teoria di Einstein, il Sole deforma lo spazio e il tempo in modo tale che la traiettoria più breve per i pianeti in questa geometria dello spazio-tempo distorta è proprio quella che fanno. Allora, se voi andate a un campo gravitazionale abbastanza debole, viene fuori un'ellisse. Ma siccome la curvatura dello spazio-tempo di Einstein non è esattamente uguale a quella della forza di Newton, l'orbita del pianeta che è più vicino al Sole, quindi sente maggiormente la deformazione dello spazio-tempo, che è Mercurio, non è strettamente un'ellisse e
che era la previsione di Newton, ma un'ellisse si dimostra che il cui asse ruota, come in questa figura qua, che era un fenomeno che era stato osservato, ma che nessuno era riuscito a spiegare in fisica newtoniana. Ecco il secondo grande dimostrazione di validità all'epoca, siamo della relatività generale. Come vi dicevo, adesso non c'è bisogno di Mercurio GPS, senza relatività generale non funziona, quindi voi la testate tutti i giorni la relatività generale. Quindi non è più vero, come si diceva una volta, che lo spazio-tempo, adesso che già è stato unificato in un unico concetto, spazio-tempo, è, come era in relatività ristretta, speciale, una specie di contenitore che aveva una geometria fissata a priori, ma non è un contenitore passivo all'interno del quale avvengono gli avvenimenti. Un po' come nell'idea ancora di, se volete, anche di nuovo di Kant. Questo, invece diventa dinamico, cioè una cosa che nessuno aveva mai immaginato prima, cioè la materia stessa determina la struttura dello spazio e del tempo. E una implicazione importante di quest'idea, che ha avuto una clamorosa conferma di recente, probabilmente avrete visto, è quella delle onde gravitazionali. Io cerco di spiegare l'idea delle onde gravitazionali appoggiandomi sul caso elettromagnetico. Allora, se voi avete una carica accelerata, voi avrete visto, emette delle onde elettromagnetiche. C'è un modo, con un disegnino, diciamo, che spiega un po' perché questo avviene. Allora, immaginate di avere una carica che si muove con velocità costante per un tempo lunghissimo. A questo punto le linee di forza del campo elettrico punteranno verso la posizione della carica man mano che si muove. Ma immaginate che a un certo punto la carica decida di rallentare e di fermarsi. Allora, i punti dello spazio che sono molto distanti dalla carica nel momento quando lei ha deciso di fermarsi, non possono sapere che la carica ha deciso di fermarsi, perché l'informazione "la carica ha deciso di fermarsi" viaggia come velocità massima alla velocità della luce. Quindi se questi punti sono a una distanza troppo grande, non possono essere raggiunti dalla luce nel tempo sufficiente, le linee di forza di questi punti punteranno verso la posizione che la carica avrebbe avuto se non si fosse fermata. Invece i punti vicini alla carica, che sono questa è la carica, quando si è fermata sanno che la carica si è fermata, e quindi le linee di forza del campo elettrico puntano verso la direzione, o emergono, in questo caso ha fatto una carica positiva, emergono dalla direzione in cui la carica si è fermata. Adesso, chiaramente le linee di forza non possono essere discontinue, quindi dovete saldare le linee di forza a grandi distanze con le linee di forza a distanza piccola. E vedete chiaramente che c'è un accumulo di linee di forza, dove? In una regione che si espande alla velocità della luce, perché l'informazione che la carica ha deciso di fermarsi viaggia alla velocità della luce. Questo accumulo di linee di forza non è nient'altro che l'onda elettromagnetica emessa dalla carica che ha deciso di fermarsi, cioè che ha accelerato, decelerato in questo caso. Quindi le linee di forza, come vedete, del campo elettromagnetico si deformano in maniera tale che catturano l'essenza di questa onda elettromagnetica. Adesso, un'onda elettromagnetica è facile da beccare, diciamo, non so, quella che una carica di luce al neon funziona esattamente con questo principio. Nel caso delle onde gravitazionali la cosa è molto meno facile. Perché? Perché quello che abbiamo detto all'inizio della nostra conversazione, abbiamo detto che la interazione gravitazionale è 10 alla meno 41 volte più debole di quella elettromagnetica. Quindi hai voglia, mentre è facile costruire una onda elettromagnetica, è molto difficile riuscire ad avere un'onda gravitazionale che uno può osservare. Però l'idea è la stessa. Se voi avete delle masse accelerate, l'onda, questa è una specie di disegnetto, è una distorsione dello spazio-tempo. Adesso in questo caso le
due masse ruotano l'una attorno all'altra, quindi la distorsione è una distorsione a spirale, come quella che è disegnata in questa figura qua. Ma siccome appunto l'interazione è un'intensità 1 su 10 alla 41 volte quello elettromagnetico, corrono dei campi davvero intense per osservarle. Come abbiamo fatto a osservarle? Hanno in realtà utilizzato di nuovo un interferometro tipo quello che avevano usato Michelson Morley, solo che lungo, i bracci erano lunghi 7 km, e che cosa succedeva? Questa volta non era quello che interessava, era che se passa un'onda gravitazionale, la lunghezza di questi bracci viene distorta. Quindi se la lunghezza dei bracci viene distorta, c'è un segnale di interferenza. E quindi chiaramente dovete misurare qualcosa di piccolissimo, un milionesimo, riuscivano a misurare un milionesimo, se non ricordo male, della dimensione di un atomo. Quindi erano in grado di percepire delle differenze di lunghezza di un milionesimo della dimensione di un atomo. E quello che hanno osservato effettivamente è che, quindi è un segnale debolissimo, quindi per capire se veramente era un'onda gravitazionale hanno dovuto confrontare lo stesso, se è un'onda gravitazionale, due stazioni diverse dovrebbero ricevere in un tempo che è sfasato della differenza della loro distanza a velocità della luce la stessa identica sequenza di segnale che corrisponde alla contrazione, alla dilatazione delle distanze in questo interferometro, che appunto nel caso specifico è quello che viene chiamato LIGO, cioè Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. E come vedete, questi sono i dati delle due stazioni che hanno visto per prima la onda gravitazionale, e quando li sovrapponete vedete una corrispondenza perfetta. In effetti, con un colpo di scena della storia, il 24 settembre del 2015, esattamente a 100 anni dalla pubblicazione dell'articolo sulla relatività generale di Einstein, è stato visto il primo segnale. E come vi dicevo, per produrre un segnale che sia visibile c'è bisogno di un'intensità enorme, e infatti questo segnale, l'onda gravitazionale, è stata prodotta dallo scontro, pensate, 1,3 miliardi di anni fa, quando più o meno la prima vita, insomma, è partito il segnale, più o meno quando, ancora poco dopo della prima vita sulla Terra, l'uomo ovviamente era ben distante, di due corpi che avevano 30 masse solari che si sono scontrati a una velocità di metà della velocità della luce. Cioè pensate, 30 soli, ciascuno, che si avvicinano a metà della velocità della luce. Pensate quale enorme botto hanno fatto, un botto talmente grande che dopo 1 miliardo e 300 milioni di anni ancora riusciamo a vederlo. Ok, questo è il segnale, vabbè, il segnale si capisce che era esattamente quello gravitazionale, perché parte in maniera regolare quando le due, che in realtà sono due buchi neri, due girano intorno all'altro, a un certo punto si fondono, dopodiché la teoria della relatività generale dice che se quando il buco nero diventa sferico, il suo segnale scompare, come vedete è esattamente quello che succede. In effetti, appunto, i corpi che si sono scontrati producendo questa enorme onda gravitazionale sono buchi neri, che sono gli oggetti più incredibili della relatività generale. In effetti, noi abbiamo visto che il tempo è visto rallentare sempre più al crescere dell'intensità della gravità a cui è sottoposto l'orologio. Una domanda naturale è: ci sono delle situazioni fisiche, cioè soluzioni dell'equazione di Einstein, in cui possiamo vedere il tempo fermarsi? Allora, immaginate di avere una lampadina, adesso purtroppo io non riesco a mostrare più, immaginate di avere una lampadina, emette un flash. Il vostro flash, se non siete in presenza di gravità, viaggia con un'onda sferica. Adesso immaginate che la luce di questo flash sia attirata da un buco nero che sta alla vostra destra. Cosa succede? Che invece di essere una sfera che è centrata sulla lampadina, gradualmente questa sfera si sposta in maniera che la lampadina è scentrata. Supponete che questa sfera di luce che si sta allontanando dalla lampadina sia tale che non contenga più la lampadina, cioè tutti i pezzi della sfera di luce viaggino verso il buco nero. A quel punto la luce che viene emessa non la potete mai vedere quando siete dall'altra parte della lampadina, perché tutta la sfera di luce che lei emette viene
va verso il buco nero. Quindi i raggi di luce, a questo punto, quando succede questo, cioè quando i raggi luminosi sono tali, la gravità che voi riscontrate è così intensa che i raggi di luce possono raggiungere il buco nero, cioè la sorgente dell'attrazione gravitazionale, ma non possono allontanarsi da questo, allora la sorgente è un buco nero, appunto, se questo succede, e la luce, e la superficie da cui la luce non può allontanarsi è il suo orizzonte degli eventi. Qua in questo disegno qua, questo disco rosso è l'orizzonte degli eventi. Qua vedete dove c'è la pallina, il puntino nero è la lampadina, il cerchietto è la sfera di luce qualche istante dopo che è stata emessa la lampadina. Ora vedete, quando siete distanti la lampadina sta dentro la sfera di luce. Adesso, siccome questo è un buco nero rotante, si sposta anche in direzione della rotazione, scusate, del buco nero, e vedete che qua a un certo punto la sfera in questo punto qua la sfera, diciamo, contiene ancora il buco nero, ma a un certo punto non lo contiene più. In questo punto qua il cono di luce che mi dà la direzione dei raggi di luce emessi dalla prima è tangente a questa superficie, che quindi è l'orizzonte degli eventi. E dopodiché ci sarà questo disco nero, sarà la singolarità in cui vanno a confluire tutti i raggi di luce, materia, eccetera, che entrano dentro l'orizzonte degli eventi. In termini di coni di luce è abbastanza comprensibile quello che succede. I coni di luce, allora abbiamo detto che il cono di luce rappresenta la vostra sfera che viene emessa dalla vostra lampadina. Quindi immaginate, questa viene attratta col tempo verso l'orizzonte, e appunto quello che succede è che a grande distanza abbiamo il cono luce come il solito, cioè la luce se ne va così e così. Man mano che vi avvicinate all'orizzonte del buco nero, che è qua, il cono luce si inclina finché tutta la luce, come vedete qua, questa viene il cono luce, viene messa dentro il buco nero. Quando un pezzettino del cono luce è tangente al vostro buco nero, a quel punto siamo sull'orizzonte degli eventi. Cosa succede se tutta la luce punta verso il buco nero? Cosa vede un osservatore che vede, diciamo, per esempio l'orologio luce di un razzo che supera l'orizzonte degli eventi? Lo potete capire disegnando i vari coni luce, e siccome vi ricordate che il raggio di luce segnala la ticchettio del tempo, immaginate di disegnare i vari coni luce. Allora, all'inizio questo è il nostro buco nero, questo è l'orizzonte, all'inizio questo è il cono luce normale a grandi distanze dal buco nero. Quindi quando emette i raggi di luce li emette di questo tac tac tac, ma man mano che il cono luce si inclina, poi vedete che la luce deve compiere molta più strada per arrivare al vostro osservatore, che voi siete qua sulla Terra. Più si inclina, più tempo ci impiega. Se più tempo, quindi vedete il tempo qua, parte che è regolare, tac, tac, poi man mano che questo è il razzo che punta verso il buco nero, aumenta la forza di gravità, l'interazione gravitazionale, il campo gravitazionale, vedete che le distanze tra i singoli istanti di tempo continuano ad allungarsi, e quindi tac, 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 e quando arrivate sull'orizzonte degli eventi, il tempo che ci impiega è infinito. Cioè, cosa vuol dire? Che un astronauta, un osservatore distante dal buco nero, vedrebbe l'orologio di un astronauta che punta verso il buco nero rallentare fino a fermarsi sull'orizzonte, che non vedrebbe mai raggiungere. E giusto per chi è appassionato del dottor Who, è esattamente quello che succede all'immagine di una stella che collassa in un buco nero. Questa viene congelata al collasso sull'orizzonte degli eventi, esattamente quello che vedete nel buco nero del TARDIS del dottor Who.
I buchi neri continuano ad aumentare la loro massa e il loro orizzonte inghiottendo per attrazione gravitazionale. Quindi qua vedete una simulazione di una stella, simulazione realistica di una stella che viene disfatta e mangiata dal buco nero. La materia vicina al buco nero è concentrata in un disco, cosiddetto di accrescimento, e questa viene accelerata e, come abbiamo visto, la materia accelerata emette radiazione. Questa è esattamente la radiazione che avete visto nella spettacolare figura del buco nero, che è questa, che abbiate visto al centro della galassia M87, che dista 56 milioni di anni luce da noi, quindi è partita 56 milioni di anni fa. Vedete, questa è un'immagine della galassia con una serie di ingrandimenti. Andiamo nel nucleo della galassia. Nel nucleo della galassia, al centro, troviamo il buco nero. La massa del buco nero è di 6,6 miliardi di masse solari, e qualcosa di simile c'è anche nel centro della nostra galassia, come adesso stanno vedendo. E le dimensioni sono enormi, perché l'orizzonte del buco nero, lo vedete, è questa zona nera, appunto, dove non può emergere nessuna luce, e questo cerchiettino piccolino qua è il nostro sistema solare. Quindi ci sta abbondantemente dentro l'orizzonte del sistema del buco nero al centro della galassia tutto il sistema solare. E la singolarità in cui si concentra la materia in un buco nero rotante, stabile, diciamo stazionario, che è detto di Kerr, è un anello, è questo anellino nero che ho disegnato, che vedete qua. E in relatività generale ha una proprietà davvero strana. Supponete di arrivare, questo è l'anello, lo ridisegniamo di nuovo, visto, diciamo, di taglio. Questo sarebbe questo anellino qua, questi due punti qua sarebbero i due punti dell'anellino, e questo è la superficie di cui bordo è la singolarità del buco rotante. Ok, quindi questo è il nostro... Allora potete arrivarci ovviamente dall'alto, oppure potete arrivarci dal basso. Questa superficie, il cui bordo ha la singolarità del buco nero rotante, ha la proprietà molto strana. Se ci arriviamo da sopra, la teoria della relatività generale ci dice che non sbuchiamo sotto. Cioè arriviamo da sopra e andiamo da un'altra parte, non è il buco nero in cui siamo entrati. E lo stesso da sotto, se andiamo da sotto arriviamo da un'altra parte. Andiamo in un luogo dello spazio-tempo completamente diverso, in cui la luce e la materia possono solo uscire invece che entrare come in un buco nero. È quello che viene chiamato un buco bianco. Passando dentro un buco nero e uscendo un buco bianco, abbiamo attraversato quello che noi chiamiamo un wormhole, un buco del verme. Invertendo le posizioni temporali di buco nero e buco bianco, in One World sarebbero possibili viaggi nel passato senza violare la causalità, cioè muovendosi sempre dentro il cono luce. Perché? Perché quando avete un cono luce, il cono luce si gira, si gira, si gira, voi dentro il tempo lo andate a prendere sempre dentro il cono luce futuro, quindi qua e gira, gira, gira. Ma come abbiamo visto, un cono luce dentro un buco nero si gira così, se li avete combinati bene nel buco bianco si gira dalla parte opposta, e poi fate una traiettoria chiusa in cui tornate al punto di partenza senza mai aver violato la causalità. Questo nel passato però può chiaramente provocare quello che viene chiamato il cosiddetto paradosso del nonno, in cui tornando indietro nel tempo uno potrebbe uccidere suo nonno con l'effetto che allora lui stesso non sarebbe nato, o come nel film Ritorno al futuro, dove il protagonista, tornando indietro nel tempo, rischia di far innamorare di lui sua madre con l'effetto che suo padre non la sposerebbe più e lui stesso, come voi vedete, sparirebbe. Però la fisica sembra reagire proibendo queste situazioni paradossali. Infatti pare che l'introduzione di un flusso di materia nel disco, che è una specie di portale a questo punto, tipo quelli di Harry Potter, entrate da una parte e sbucate fuori da un'altra, entrate in un buco nero e sbucate fuori da un'altra parte in un buco bianco, ebbene pare che l'introduzione di un flusso di materia nel portale di un buco nero rotante porti a una reazione a catena che distrugge l'anello e con esso il portale del wormhole.
Cioè, se considerate il buco nero di Kerr è fatto così, questo era il vostro disco a cui bordo era l'anello, ma in realtà non appena ci buttate dentro qualcosina, il buco nero reagisce in maniera massiccia e in maniera tale da cancellare il portale. Con le ultime tre schermate siamo ormai entrati nel regno delle ipotesi. Saranno valide? Beh, come sempre in fisica da Galileo, lo decideranno gli esperimenti. Grazie per l'attenzione e se avete domande sono molto volentieri vi rispondo. Sì, Francesco Stellari domanda se posso spiegare la differenza fra massa inerziale e massa gravitazionale. No, la massa inerziale e la massa gravitazionale appunto sono esattamente, allora, dal punto di vista newtoniano, una è il coefficiente della forza della equazione, seconda legge di Newton. E l'altra invece è come reagisce la forza di gravità. Allora, idealmente uno dice, beh, la massa inerziale è in qualche modo la resistenza a muoversi di un corpo. Noi adesso sappiamo che la massa inerziale, è dovuta al fatto che l'universo è riempito di una specie di, chiamiamolo liquido, che è il condensato di Higgs. E idealmente le particelle trovano resistenza a muoversi in questo condensato e questo è quello che crea la massa inerziale. La massa gravitazionale, invece, se volete, è il coefficiente di accoppiamento alla gravità, cioè tutti i corpi si accoppiano alla gravità con un coefficiente che è la massa gravitazionale. Di per sé, come vedete, questi due concetti sono completamente diversi. Per Einstein però questo invece sperimentalmente sono esattamente uguali. Se gli faccio la misura numerica, trovo che sia la massa inerziale che la massa gravitazionale hanno esattamente lo stesso valore. Allora, Einstein ha detto, vabbè, questo ci dice qualcosa. Ci dice che i comportamenti in presenza di accelerazione, quindi quella che era la cosiddetta forza apparente di Newton, è esattamente la stessa cosa. Piccole distanze e tempi, che l'azione della gravità. Quindi tutta la relatività generale si basa esattamente su questo, sul fatto che questi due oggetti, che di per sé hanno natura diversa, in realtà hanno esattamente lo stesso valore. Ed è questo che crea il legame, perché in questo modo. Possiamo mescolare, diciamo appunto, la gravità con qualcosa che è di geometrico e quindi viene fuori proprio la relatività generale di Einstein. Poi il professor Rocci chiede, se lo spazio e il tempo si incurvano, è possibile in linea di principio attraversare grandi distanze quasi istantaneamente oppure ritrovarsi nel proprio passato? Sì, questo è quello che avevo cercato di dire qua, anche forse alla fine sono andato un po' veloce, cioè in linea di principio. La relatività generale ammette questo. In linea di principio, appunto, quello che cercavo di disegnare qua, questo è un wormhole. Allora, questo è il futuro, questo è il presente, ok? Allora, io mi muovo ovviamente dal presente al futuro. Passo dentro questo wormhole e dopo invece mi muovo lungo questa traiettoria qua, che è ancora una traiettoria ammessa perché per l'appunto io continuo a incurvare il cono di luce in maniera tale che io sto sempre dentro lo stesso cono di luce, ma in questo caso, in questa direzione, pur essendo questo il cono luce mio, di questo osservatore futuro, ma chiaramente rispetto a qua ho invertito la direzione del tempo. Per cui in realtà posso tornare alla posizione di partenza. Quindi in linea di principio, la relatività generale non proibisce quelle che vengono chiamate queste curve chiuse del tempo. Però chiaramente questo può creare dei paradossi, perché per l'appunto io posso sfruttare il mio viaggio nel tempo per modificare il mio futuro in maniera tale, per esempio, da annullare la possibilità stessa di fare il viaggio. Allora, quello che succede, noi a questo punto noi non sappiamo esattamente, qui siamo appunto nel regno la fisica non ha una risposta ancora, diciamo, univoca, condivisa.
quello che pare è che in qualche modo la fisica reagisce contro questa possibilità. Cioè, la relatività generale crea questo portale che consentirebbe attraverso questi wormhole di tornare nel passato. Ma in realtà non appena la prima persona tenta di entrare per fare questo viaggio, il buco reagisce, crea un accumulo enorme di massa, una cosiddetta inflazione di massa, secondo una delle teorie, che distrugge l'anello di singolarità e quindi impedisce a sua volta di poter andare indietro nel tempo. Però queste ultime affermazioni, come vi dicevo, le ultime tre trasparenze, quindi questa, questa e questa, nessuno ha visto un buco bianco, nessuno ha visto un wormhole, non si sa se esistono, non si sa se effettivamente questa teoria che porta alla distruzione del portale sia vera, se la meccanica quantistica destabilizza ulteriormente il portale, cosa che altre teorie prevedono. Quindi, diciamo, tutta questa zona qua è ancora, diciamo, oggetto di ricerca. Il professor Rocci chiede anche se quindi nella relatività generale, che continuerà ad essere testata per verificarne la correttezza, vi siano degli ambiti critici e se sì, quali siano e che cosa ci piacerebbe trovare. Beh, diciamo, le previsioni principali della relatività generale, secondo me, ormai sono state testate, perché una volta che abbiamo visto anche la situazione più estrema, che è quella del buco nero, chiaramente abbiamo visto la situazione che è stata di, cioè due cose che erano state cercate per tantissimo tempo, cioè le onde gravitazionali, che dimostrano che l'idea di Einstein, diciamo, della distorsione dello spazio-tempo in forma di onda realistica, è vera, diciamo, e abbiamo visto l'orizzonte del buco nero, anche lì sarebbe potuto discutere a lungo, cioè mettere altre osservazioni. Abbiamo visto due delle previsioni più singolari, diciamo, della relatività. Ecco, certamente noi non sappiamo, di sicuro quello che vogliono analizzare è, vogliono andare a vedere se le onde gravitazionali soddisfano proprio, perché noi abbiamo visto molto poco dell'onda gravitazionale, non sappiamo ancora se è al 100% quella esattamente prevista da Einstein. Anche nel buco nero non ne sappiamo abbastanza se questi sono i buchi neri rotanti come ci aspettiamo, con le proprietà quindi tutti, diciamo, i dettagli fini, se vogliamo, sono ancora soggetto chiaramente di ricerca e di esperimento. Il grosso, però, secondo me, ormai dopo le onde gravitazionali e la fotografia, che ovviamente questa fotografia è una fotografia per modo di dire, ecco perché le fake news, diciamo, possono prosperare, perché sia nel caso delle, cioè, perché qualcuno dice mai le onde gravitazionali è una grande balla, le fotografie che sono una grande balla, perché? Perché questi segnali sono estratti da un rumore di fondo che è altissimo. Cioè il rumore di fondo contro cui vediamo questi segnali è 100 volte il segnale. Quindi per vedere il segnale bisogna avere una teoria che sia in grado di prevedere esattamente all'interno di questo rumore di fondo qual è l'onda che dobbiamo vedere. E però, una volta che l'avete individuata, il controllo deriva dal fatto che le onde che hanno visto in due laboratori completamente diversi erano esattamente la stessa, e questa, la probabilità che questo succeda con onde casuali è zero praticamente. La stessa cosa è lo stesso qua, quindi se voi andate ad analizzare, questa non è una vera fotografia, è un insieme di informazioni che sono state messe assieme per formare una fotografia. Come hanno fatto a mettere insieme queste informazioni? Hanno anche qua, perché questo è un buco nero? Perché hanno fatto una simulazione, questa è la simulazione della relatività generale, basata sui dati, eccetera, eccetera. Poi questa è quella, diciamo, non filtrata, poi gli mettete un rumore di fondo e l'immagine che viene fuori è questa. A questo punto, quando vi siete convinti che questa è l'immagine che viene fuori per un buco nero con quelle caratteristiche, lo confrontate con quello che avete ottenuto tramite
invece le osservazioni e vi accorgete che queste ovviamente sono perfettamente compatibili e anzi potete estrarre una serie di parametri. Potete andare a vedere che in realtà non è sempre uguale. Questa è l'immagine da aprile 5, aprile 6, aprile 10. Sono simili, ma come vedete non sono esattamente uguali. Perché? E beh, cavoli, questa qui non è altro, come abbiamo detto, che la radiazione emessa dal disco di accrescimento, che è un disco nel quale si mangiano continuamente stelle, quindi è completamente discontinua. Le stelle viaggiano a una velocità di 500 km al secondo attorno a questo disco, e quindi diciamo in maniera assolutamente irregolare, per cui chiaramente moto verticale cambia però al variare del tempo. Per cui quando fotografate l'immagine dove questo fotografate, ripeto, è una ricostruzione in realtà di tanti pixel ottenuti, diciamo, individualmente, a tempi diversi, giustamente l'immagine lievemente varia al variare della giornata. Pietro ci chiede se la singolarità si potrà studiare o sarà qualcosa di cui non riusciremo mai a comprenderne le leggi, dato che si trova all'interno dell'orizzonte degli eventi. Allora, le singolarità del buco nero sono, credo, uno degli argomenti principali di ricerca della gravità quantistica, perché noi qui abbiamo detto quello che succede in fisica classica. Ok, però l'altra grande rivoluzione della fisica è stata la meccanica quantistica. In meccanica quantistica, voi sapete che, cioè adesso non lo sapete, o comunque, insomma, la struttura della realtà non è più una struttura deterministica come nel caso in cui siamo abituati noi, che so, noi sappiamo che se mandiamo delle condizioni iniziali, un certo satellite andrà a finire sulla cometa, cioè abbiamo un'enorme capacità di previsione deterministica. Il determinismo newtoniano è praticamente conseguenza dell'unicità delle equazioni, della soluzione delle equazioni del moto a condizioni iniziali date in fisica newtoniana. Noi questo lo sfruttiamo in continuazione, ma la meccanica quantistica ci dice che questo non è vero. Se metto insieme la meccanica quantistica, ho informazioni solo probabilistiche, cioè non posso dire che data una condizione, trovo con sicurezza l'elettrone in un punto, questo è privo di senso. Lo troverò in un punto con una certa probabilità. Allora, anche gli oggetti geometrici, come la singolarità del buco nero, a questo punto, dovendo essere soggetti a una struttura probabilistica, probabilmente diventano instabili. E uno degli adesso però, ovviamente, non c'è una teoria, diciamo, riconosciuta da tutti come valida della gravità quantistica. Quindi stanno tentando di costruire delle teorie della relatività quantistica, in particolare quindi anche dei buchi neri. Probabilmente un test diretto sarà impossibile, però potrebbero esserci dei test indiretti, cioè se dalle onde gravitazionali emesse dagli scontri dei buchi neri, se la teoria prevede certe proprietà, beh, possiamo andare a verificarle. Non arriveremo mai a vedere veramente la singolarità, perché come abbiamo detto, una volta che siete entrati, o c'è un portale, diciamo, molto probabilmente, come abbiamo detto, non c'è, o diciamo, si è finita la singolarità, fine della storia. Quindi io non credo che noi testeremo direttamente, però come tante altre cose possiamo testare indirettamente dalla teoria. Se abbiamo una teoria che fa delle previsioni su cosa produce quella singolarità in termini di onde gravitazionali, beh, quelle le vediamo, quindi in linea di principio possiamo andare a testarle. Clavis ci chiede se quindi il tempo effettivamente esista. Allora, c'è una corrente di fisici che nega, diciamo, dice che il tempo è solo un nostro modo di mettere in sequenza delle situazioni, quindi di fatto che il tempo in senso stretto non esista. Credo che sia ancora molto minoritaria, va bene, anche perché diciamo, è più,
una volta che io ho mescolato lo spazio, però qui entriamo, diciamo, vabbè, credo che sia molto maggioritaria l'opinione che invece il tempo esista, anche perché una volta che avete mescolato lo spazio e il tempo, come fa la relatività generale e già la relatività ristretta, è difficile pensare che tempo e spazio abbiano caratteristiche, chiamiamole ontologiche, chiamiamole così, completamente diverse. Perché per l'appunto ormai si sono mescolati in un continuum spazio-temporale. Per cui tendo a... è vero che la meccanica quantistica li tratta in maniera un po' diversa, però faccio fatica a pensare che una volta nata la relatività abbiano un carattere profondamente diverso. Però questa, diciamo, su questo, se vuole, non c'è una opinione, e c'è un'opinione maggioritaria, ma non universalmente condivisa. Al momento non vi sono altre domande. Ok. Ok, allora volevo ringraziare il professor Marchetti, io ho trovato la sua presentazione veramente molto interessante, molto stimolante e sono sicuro che sia riuscito a ispirare i nostri studenti. E volevo ringraziare anche Alberto Sarra di Quinta C e Andrea Padovan di Quinta D che hanno consentito di realizzare questa trasmissione della presentazione. Quindi, grazie a tutti. Grazie mille, grazie. Grazie professore. Arrivederci. Grazie. Thank you.